Fotocamera mirrorless di nuova generazione o vecchia fotocamera reflex? Questa è una domanda che in molti si stanno ponendo in questi mesi, perché ci sono tantissimi modelli di fotocamere nuove che continuano a essere immessi sul mercato, ma la domanda è lecita perché se è vero che le macchine nuove ci danno qualche vantaggio e fanno qualcosina in più, è vero anche che le macchine vecchie facevano già quasi tutto e per cui il dubbio rimane: ma io devo spendere tutti quei soldi per una camera nuova oppure riesco a fare le stesse cose o quasi le stesse cose anche con una fotocamera vecchia? Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e oggi andiamo a parlare di quelle che sono le mie impressioni sulle fotocamere mirrorless. Vado a raccontarvi, dopo un sufficiente tempo di utilizzo su entrambi i sistemi, quelle che sono le mie impressioni sul sistema nuovo. Di quello vecchio ne abbiamo già parlato ampiamente. Vado nel corso di questo video a dirvi proprio quali sono le cose che mi sono piaciute delle mirrorless. E vi consiglio di guardare questo video fino alla fine perché alcune cose sono assolutamente poco banali e ovviamente le ho lasciate quasi tutte verso la fine. Prima di cominciare vi invito anche a iscrivervi a questo canale perché tratto sovente argomenti di questo tipo, per cui se vi interessano fotografia, videomaking, design, recensioni e che dir si voglia, iscrivetevi e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Molto bene, partiamo subito con la prima cosa che mi è sempre piaciuta delle fotocamere mirrorless: sono più piccole. Attenzione, chi mi conosce sa benissimo che in realtà questo è un controsenso perché a me piacciono le fotocamere grosse, ma una fotocamera più piccola significa diverse cose. Il peso non è mai stato un problema per me, io riesco tranquillamente a tenere fotocamere anche molto grosse, ma una fotocamera più piccola non significa solamente una fotocamera più leggera, significa anche una fotocamera più versatile, nel senso che con una macchina più compatta io riesco a fare dei movimenti di camera che prima non riuscivo a fare, riesco a infilare la fotocamera in posti dove prima non riuscivo a infilarla, tra le sbarre, tra un mobile e l'altro, insomma riesco a fare delle cose che prima non provavo nemmeno a fare perché era evidente che una strumentazione più voluminosa non era in grado di fare quello stesso movimento. Quindi da questo punto di vista avere una macchina più piccola è sicuramente un vantaggio. Un'altra cosa che ho trovato estremamente vantaggiosa dell'avere una macchina più piccola è che si riesce a farla entrare anche in posti dove normalmente una strumentazione professionale non te la farebbero passare. Vi faccio alcuni esempi: magari qualche museo, magari qualche mostra, qualche presentazione, qualche concerto, sono tutti contesti dove sì, è vero, io posso portarmi una macchina fotografica, d'altronde ce l'abbiamo tutti, abbiamo tutti il telefonino. Le cose però cambiano drasticamente nel momento in cui ci presentiamo con un obice di queste dimensioni. Infatti una fotocamera del genere non passa inosservata e se come me avete scritto professione fotografo sulla carta d'identità, ecco che può sorgere qualche problema, perché esistono dei posti in cui non è consentito a un fotografo professionista entrare con la sua strumentazione e realizzare gli scatti. Di nuovo ecco che una fotocamera più piccola può essere un'ottima soluzione perché ci permette di realizzare i nostri scatti non in qualità di professionista ma in qualità di amatore, mantenendo lo stesso un'ottima qualità anche in dei contesti in cui normalmente non ci permetterebbero di farlo. Ovviamente è impossibile non parlare della messa a fuoco. Nel momento in cui andiamo a lavorare con una fotocamera mirrorless abbiamo un sistema di messa a fuoco che è più progredito. Per quanto mi riguarda, la cosa che mi interessa di più in assoluto di questo tipo di fotocamere è l'abilità che hanno di mettere a fuoco in automatico, perché è vero che nel video spesso e volentieri si focheggia a mano, nella fotografia un pochino di meno, nel video molto spesso, soprattutto se si tratta di videoclip o di contesti cinematografici, deve esserci un follow focus o qualche tipo di meccanismo che ci permette di gestire manualmente tutti questi processi, ma in un video come questo è una cosa estremamente comoda il fatto che io possa mettere la mia mano qui e la camera mette a fuoco automaticamente e quando la tolgo torna a mettere a fuoco automaticamente sulla faccia, oltretutto individuando l'occhio e quindi andando a mettere a fuoco con assoluta precisione. Questa è una cosa assolutamente impagabile di questi nuovi modelli. Sempre parlando di messa a fuoco, abbiamo un sistema di messa a fuoco che è sempre più progredito, che ci permette di selezionare con precisione quello che vogliamo andare a mettere a fuoco. Addirittura possiamo scegliere se mettere a fuoco le persone, gli oggetti, se non mettere a fuoco niente, possiamo scegliere di mettere a fuoco il viso o di mettere a fuoco l'occhio, possiamo dare una priorità a un soggetto principale rispetto a un soggetto secondario. Ci sono tantissime cose che possiamo fare per mantenere la nostra messa a fuoco automatica, però farle fare quello che serve a noi. Ovviamente una messa a fuoco automatica sarà più precisa di noi perché noi siamo esseri umani e quindi ci mettiamo del tempo a compiere delle scelte, a fare dei ragionamenti. Invece la fotocamera, se propriamente settata, riesce a fare tutto questo in un nanosecondo, per cui sarà sempre più veloce e più in gamba di noi a fare questa cosa. Un'altra cosa che mi viene in mente riguardo alla messa a fuoco è che questa è stata migliorata e quindi al momento riusciamo a mettere a fuoco su una fotocamera mirrorless anche delle scene molto molto buie dove invece una fotocamera reflex non sarebbe riuscita a focheggiare correttamente.
io ho messo a fuoco con una Canon EOS R5 in condizioni di illuminazione pressoché assente. La fotocamera dà una lettura sommaria dell'immagine e riesce a mettere a fuoco elettronicamente anche laddove un mirino viewfinder di una vecchia fotocamera reflex avrebbe fatto cilecca. Un'altra cosa che ho trovato veramente rivoluzionaria, di cui ho già parlato in un altro video già uscito che vi lascio in card, è la possibilità di collegare queste nuove fotocamere e videocamere direttamente alla corrente. Infatti esiste un particolare cavetto che utilizza la porta USB che mi permette di collegare il mio device direttamente alla corrente di casa. Questo è un game changer notevole per quanto mi riguarda, perché a questo punto mi permette di lavorare andando ben oltre quelli che sono invece i limiti della durata di batteria di questi device, che come già detto hanno una vita naturale della batteria molto più breve visto che consumano molto di più. Però con questa possibilità di attaccarli direttamente alla corrente cambia tutto, perché a questo punto il mio tempo di utilizzo diventa pressoché illimitato. Ovviamente una cosa che mi piace moltissimo delle mirrorless è il nuovo corredo di ottiche. Infatti le ottiche pensate per mirrorless spesso e volentieri rappresentano delle migliorie rispetto alle ottiche precedentemente in uso. Vi parlo in particolare di casa Canon, ma ho visto ottime cose anche per quanto riguarda i competitor, per cui abbiamo un parco lenti rinnovato che va purtroppo a sostituire le lenti che magari avevamo già comprato, però con delle migliorie spesso e volentieri molto molto notevoli, sia dal punto di vista ottico e qualitativo sia dal punto di vista della costruzione. Parlando dei corpi macchina, ovviamente abbiamo delle migliorie molto notevoli dal punto di vista soprattutto dei codec video. Infatti le fotocamere mirrorless hanno degli ottimi codec, la maggior parte delle fotocamere mirrorless ha dei codec e dei formati molto più progrediti rispetto alle fotocamere di vecchia generazione, che erano fondamentalmente fotocamere, mentre le mirrorless sono ibride per natura, per cui è molto facile trovarsi in mano una fotocamera mirrorless che fa tanto bene le foto tanto quanto fa bene i video. Per cui ci ritroviamo magari con una fotocamera da 30 megapixel che però gira in 4K, che però fa i 120 frame al secondo, quindi una cosa molto completa, laddove precedentemente se avevamo in mano una fotocamera anche di fascia alta magari faceva eccezionali fotografie ma non era altrettanto prestante sul lato video. E ora parliamo un pochino di tutti gli strumenti collaterali che ci troviamo ad avere all'interno di una mirrorless. Quindi abbiamo per esempio l'istogramma, che spesso e volentieri c'era già anche sulle vecchie fotocamere. Abbiamo però tutta una serie di strumenti abbastanza nuovi per quanto mi riguarda, come per esempio il focus peaking. Quindi abbiamo questo meccanismo che era presente solamente su alcune fotocamere reflex di fascia più alta, adesso sulle mirrorless è presente anche sulle fotocamere di fascia bassa. Giusto per farvi capire, è presente anche sulla Canon EOS M50 che sto utilizzando per filmare in questo momento. Questa non è una fotocamera di fascia alta, eppure consente di fare il focus peaking. Che cos'è il focus peaking? Fondamentalmente è una modalità di visualizzazione a monitor che mi permette di capire tramite un accento colorato sulla mia immagine a che distanza si colloca il mio punto di messa a fuoco. Quindi in questo momento, per esempio, il mio focus peaking starebbe colorando di rosso la mia faccia se lo stessi usando. In questo momento c'è il fuoco automatico, quindi il focus peaking non è inserito, ma se io inserisco il fuoco manuale si innesca automaticamente il focus peaking che mi segnala dove sto andando a mettere a fuoco. Questo è uno strumento di messa a fuoco essenziale ormai per realizzare video, soprattutto se si focheggia a mano. Non si riesce a mettere a fuoco a mano con precisione se si deve tutte le volte stare a cercare di capire dov'è il punto di messa a fuoco. Con questo strumento si capisce con estrema precisione dove si sta andando a mettere a fuoco. Esistono anche strumenti di esposizione che lavorano in maniera simile e ci permettono di avere un'esposizione molto più accurata. Vi parlo per esempio della Zebra, un sistema che ci permette di vedere quali sono le aree dove l'esposizione è corretta o bruciata e che è presente su alcuni modelli di fascia anche abbastanza alta tutto sommato, perché devo dire che è presente sulla mia Canon EOS R7, che però non è un modello di fascia bassa. Non sono sicuro che ci sia su tutti i modelli, quindi non è una miglioria delle mirrorless in generale, però è una miglioria che ho riscontrato sui modelli che mi trovo a utilizzare. Segnalo anche che su alcuni modelli progrediti invece, come Canon EOS R6 Mark II, sarà presente per esempio anche il sistema False Color, quindi un sistema che ci permette di capire alcune cose del nostro fotogramma marcando con colori diversi aree con un'esposizione diversa. Quindi questo è un sistema sempre più professionale di leggere la nostra esposizione, è più preciso dell'esposimetro, è più preciso dell'istogramma, perché non ci va semplicemente a dire una parte della tua immagine presenta queste caratteristiche, ci dice anche quale parte della nostra immagine presenta quelle caratteristiche, per cui sono sistemi via via sempre più progrediti. In parte la rivoluzione delle mirrorless passa anche per il tipo di memory card che sono in grado di utilizzare. Per esempio, alcune fotocamere continuano a utilizzare le
ormai vecchie SD card, quindi delle schede di memoria assolutamente normali, anche se sempre più progredite, sempre più veloci, che hanno ormai soppiantato le vecchie compact flash. Ma ecco che esistono dei nuovi tipi di scheda, come le CF Express per esempio, che sono delle compact flash di concezione nuova, oppure esistono altri tipi di schede, magari di creazione proprietaria. Per esempio mi sembra che Sony abbia una scheda di memoria proprietaria realizzata apposta per alcuni modelli. Non so quanti altri abbiano schede proprietarie, o comunque esistono dei tipi di schede nuove molto più progredite, che ovviamente hanno dei costi molto più elevati, però che consentono di immagazzinare informazioni in modo diverso. Nel momento in cui andiamo a registrare per esempio un 8K RAW su una fotocamera come Canon EOS R5, abbiamo bisogno di una scheda di memoria di nuova concezione, perché scrivere su una memory card di vecchia concezione quella mole di dati è completamente impossibile. Quindi ecco che con queste nuove memory card siamo in grado di scrivere più velocemente i file, ed ecco che la mirrorless può esprimere tutte le sue potenzialità, perché va a scrivere dei file molto più grandi in un tempo molto minore rispetto a prima. Ovviamente c'è anche la questione della versatilità. Infatti una fotocamera mirrorless normalmente consente di utilizzare le ottiche più disparate, quindi esistono degli anelli adattatori che ci permettono di attaccare quasi qualunque cosa sopra le nostre fotocamere. Parlo prevalentemente di casa Canon, come sempre, perché è quella che utilizzo. Quindi io su una fotocamera mirrorless di Canon posso attaccare qualsiasi ottica, mentre non è vero il contrario. Io le ottiche nuove, le ottiche RF, non posso attaccarle su nient'altro se non le mirrorless di ultima generazione, quindi ovviamente vengono privilegiati gli ultimi modelli. Parlando di sensori e di processori, ovviamente macchina nuova, sensore nuovo, processore nuovo, per cui quando andiamo a lavorare su una macchina di nuova generazione avremo un sensore che sarà più prestante rispetto a quelli vecchi, e avremo un processore più veloce rispetto a quelli vecchi. Anche le prestazioni ad alti ISO di solito vanno di conseguenza, e quindi tendono a essere molto migliori rispetto ai modelli del passato. Per questo motivo, nel momento in cui andiamo a dotarci di una fotocamera nuova, andiamo sicuramente ad avere dei vantaggi dal punto di vista della qualità d'immagine e della gestione del rumore ad alti ISO. Parliamo anche dello shutter. Infatti, se nel momento in cui stiamo utilizzando una fotocamera di vecchia generazione, quindi una reflex, abbiamo solamente l'otturatore meccanico, nel momento in cui andiamo a utilizzare una mirrorless abbiamo la possibilità di scegliere. Abbiamo l'otturatore meccanico e l'otturatore elettronico. Questi due otturatori hanno ovviamente pregi e difetti. Nel momento in cui stiamo scattando con il flash utilizzeremo un otturatore meccanico, perché ci serve la tendina fisica che vada ad agire sincronizzandosi con il nostro lampo. Nel momento invece in cui vogliamo un otturatore silenzioso, quindi che non produca alcun rumore, che non faccia quel click che conosciamo fin troppo bene, ci sono dei motivi per cui potremmo non volerlo, uno su tutti se stiamo facendo fotografia naturalistica o reportage, ovvero se non vogliamo che i nostri soggetti si rendano conto che stiamo scattando la fotografia. Quindi se vogliamo scattare senza disturbare la scena, possiamo impostare un otturatore elettronico. Io ho fatto dei test su Canon EOS R7 e fotografi naturalisti mi hanno raccontato la loro esperienza e mi hanno detto che effettivamente si riesce a scattare in perfetto silenzio, quindi senza che gli animali o le persone coinvolte abbiano la minima percezione di quello che sta avvenendo. C'è anche un altro vantaggio nell'utilizzare l'otturatore elettronico, che solitamente consente di portare a casa un numero di scatti maggiore, ovvero nel momento in cui scattiamo la raffica con l'otturatore elettronico probabilmente la raffica conterà un numero maggiore di scatti per secondo. Probabilmente l'ultimo vantaggio che mi viene in mente riguardo all'utilizzo di una mirrorless è l'integrazione che hanno fatto all'interno del menu di molte funzioni, tra cui per esempio il time lapse, che prima doveva necessariamente passare per un intervallometro esterno, quindi un device volendo anche abbastanza costoso, perché un intervallometro viene via intorno ai 200 euro, quindi non è proprio regalato, ed non è altro che un telecomandino di plastica con un display LCD, quindi è poca cosa, però non te lo regalano mica. Devo dire che sugli ultimi modelli quasi tutte le funzioni che io ritrovo sul mio intervallometro esterno sono state inserite all'interno del menu. Quindi io per esempio posso realizzare un time lapse e posso fare tutto questo anche senza bisogno di connettere un device esterno. Ovviamente permangono degli indubbi vantaggi nell'utilizzo di un intervallometro, uno su tutti che non dobbiamo toccare la fotocamera, quindi possiamo fare una serie di cose con un telecomando in mano senza bisogno di toccare il nostro dispositivo fotografico. Però per chi non volesse sostenere quella spesa o non volesse portarsi dietro del materiale
fare in più. Molte delle funzioni che una volta erano presenti solamente in un intervallometro adesso sono state incluse direttamente nel menu. A questo punto chiedo a voi, che cosa ne pensate? Questo nuovo sistema, le fotocamere mirrorless, vi hanno convinto, vi hanno conquistato, oppure rimanete fedeli alle vecchie fotocamere reflex? Vi dico la mia, anche se probabilmente la sapete già: io mi trovo discretamente bene su entrambi i sistemi. Ovviamente sono complementari, nel senso che quello che manca a uno probabilmente lo troviamo sull'altro. Personalmente mi trovo molto meglio a fotografare col sistema reflex e mi trovo molto meglio a fare video con il sistema mirrorless, perché mi sembrano due sistemi pensati per quello. La fotocamera reflex è fatta per scattare una fotografia, mentre la fotocamera mirrorless, lo vediamo subito, ha il display sempre acceso, quindi noi stiamo percependo un video su quel display fin dal primo istante in cui la accendiamo. Quindi secondo me la mirrorless è una videocamera migliore, mentre la reflex è una fotocamera migliore. Ovviamente dipende da tante cose, dal sensore, dalla lente e soprattutto dall'utilizzo che ne facciamo. Diciamo che con le vecchie reflex io riuscivo a fare tutto quello che mi serviva in ambito fotografico, non avevo bisogno di granché in più, mentre per quanto riguarda il video ho riscontrato delle carenze sul sistema reflex che mi hanno portato a passare al sistema mirrorless, e a questo punto lo sto integrando anche per la fotografia. Una cosa su cui assolutamente non ho dubbi è che la mirrorless consente una versatilità maggiore, soprattutto quando si deve scattare run and gun, soprattutto quando si deve mettere a fuoco e poi ricomporre il frame. Quella è una cosa dove la mirrorless è impareggiabile, perché non dobbiamo più ricomporre il nostro frame. Io sono abituato, l'ho sempre fatto, metto a fuoco e ricompongo, metto a fuoco e ricompongo a ogni scatto se serve. Con la mirrorless non dobbiamo più farlo, perché la mirrorless riconosce la mia scena e quindi io inquadro, faccio la mia composizione e ci penserà lei a mettere a fuoco nel posto giusto. Questa è sicuramente una comodità, a fronte della quale ci sono anche degli svantaggi. A questo punto vi do appuntamento a un altro video su cui sto già lavorando e che uscirà probabilmente nei prossimi giorni, e che si intitolerà "Cose che odio della mirrorless", perché vi ho parlato oggi delle cose che secondo me funzionano, ma ce ne sono anche tante con cui invece non mi trovo. Per cui se volete conoscere anche i lati oscuri della fotografia e del video con fotocamere mirrorless, vi do appuntamento al prossimo video.